Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora su Genshin Impact perché sono stati rivelati tutti i dettagli ufficiali riguardante l'evento di domani, ovvero l'Hypo Static Symphony. Se già stamattina avevamo dato un'occhiata generale a quelli che erano i dettagli, o per meglio dire le prime rivelazioni di questo evento, adesso possiamo andarli ad analizzare e commentarli più nel dettaglio, sempre insieme. Innanzitutto vi ringrazio dei tantissimi feedback che mi sono arrivati dalle visualizzazioni del video di stamattina, perché mi hanno permesso di capire che queste traduzioni o comunque questi commenti di eventi che faccio solitamente per qualsiasi gioco che tratto sono molto interessanti per i giocatori di Genshin Impact. Giustamente la barriera della lingua, che potrebbe effettivamente creare delle difficoltà per coloro che non masticano benissimo l'inglese, non essendo il gioco tradotto in italiano, magari è anche carino, o comunque è anche una cosa gradita poter tradurre e soprattutto commentare in italiano tutti quelli che sono gli eventi che usciranno all'interno di Genshin Impact. E sinceramente è una cosa che mi fa piacere, perché mi consente di potermi informare successivamente, di poter realizzare sia del materiale in formato video da poter caricare su YouTube e programmare comunque anche un contenuto diverso, intrattenitivo, sul mio canale Twitch, che trovate ovviamente sotto in descrizione. Solitamente vado live tutte le sere a partire dalle 21, alternando ovviamente tutto quello che tratto all'interno del mio canale, quindi Final Fantasy, Genshin e via dicendo. Andiamo però adesso a leggere nel dettaglio quelli che sono per l'appunto i dettagli di questo gameplay, che domani arricchirà il nostro gioco fino a fine mese. Infatti la durata dell'evento comincerà da giorno 16, quindi l'evento partirà domani mattina giorno 16 di gennaio e finirà il 31 di gennaio alle 3:59. Ovviamente quando calcolate il server time, ricordatevi che la nostra zona europea, soprattutto l'Italia, considera un'ora in più, per cui al posto delle 10 considerate domani mattina alle 11 e al posto delle 3:59 considerate le 4:59 del server time. Quindi domani mattina a partire dalle 11 avremo la possibilità di cominciare questo evento. Per quanto riguarda ovviamente la possibilità di poter partecipare all'interno di questo evento, bisognerà essere almeno rank 20 o superiore, così come già detto appunto nel primo video fatto uscire questa mattina, mentre quello che andiamo ad aggiungere a ciò che abbiamo visto stamattina sono per l'appunto le linee guida ufficiali rilasciate appunto dalla MiHoYo e quindi dal gioco stesso. Abbiamo la possibilità quindi dal giorno 1, quindi nel momento in cui l'evento parte, dal primo giorno, quindi già subito a partire da domani, avremo la possibilità di sbloccare una challenge. Delle nuove challenge successivamente verranno aggiunte ogni giorno per 7 giorni e alla fine di questi 7 giorni avremo la possibilità di poter usufruire di tutte queste challenge insieme. Quindi se l'evento dura 2 settimane, avremo una prima settimana dove singolarmente ogni giorno sbloccheremo delle diverse challenge, delle diverse difficoltà. La seconda settimana dell'evento sarà improntata al miglioramento di ciò che abbiamo fatto la prima settimana, o addirittura divertirci nel provare e riprovare diverse sfide tutte quante insieme. L'evento infatti dura 15 giorni e verrà anche mandato un reminder a tutti quanti i giocatori quando comincerà l'evento. Penso che comunque il reminder verrà mandato soprattutto durante la prima settimana, giusto per informare i giocatori quali challenge sono state sbloccate e quali challenge sono disponibili, diciamo, in quel periodo di tempo. Le challenge possono essere affrontate sia in single player che in co-op, quindi se abbiamo la possibilità di giocare da soli o con amici o chiunque effettivamente voglia darci una mano, così come io sarò disponibilissimo in live a giocare con gli spettatori, con i follower, con gli abbonati, con tutti quelli che ne avranno la voglia e la possibilità.
e potremo andare ad affrontare il Cubo Elettrico, il Violet Lightning Concerto, lo Storm Butterfly Intermezzo, ovvero il Cubo Anemo, e lo Stone Heart Sonata, che sarebbe per l'appunto il Cubo Geo. E addirittura avere uno stage bonus, o comunque avere uno stage extra, dove verranno affrontati tutti e tre insieme. Veramente, veramente figa. Il fatto di poterli affrontare tutti e tre insieme mi gasa tantissimo, sia per quanto riguarda una sfida personale in single player, ma soprattutto per quanto riguarda anche una bellissima giocata in co-op. Farli tutti e tre insieme in co-op, secondo me, dovrebbe essere divertentissimo. Infatti sicuramente in live sul mio canale Twitch farò partite con gli spettatori o con chi effettivamente si sente di, diciamo, di partecipare a questo evento. Sicuramente ci sarà da divertirsi. Ci sono anche dei personaggi bonus, come potete vedere, dei personaggi che saranno boostati, quindi saranno potenziati all'interno di questo evento. Ogni cubo avrà i propri personaggi potenziati. Da un lato questa è una cosa carina, perché ci consente comunque di sfruttare personaggi che magari erano stati un attimo messi da parte o che comunque non venivano utilizzati spesso e volentieri all'interno di co-op o all'interno di eventi, mentre invece adesso abbiamo la possibilità di poterli rispolverare. Quindi abbiamo come sinergici all'interno del cubo elettrico la nuova Ganyu, Xianling, Diluc e Chongyun. All'interno del cubo Anemo abbiamo Fischl, abbiamo Xingyu, Keqing e Albedo, mentre invece nello Stoneheart Sonata abbiamo Klee, Razor, Noel e Bennett. E poi invece, per quanto riguarda la sfida di tutti e tre i cubi, abbiamo Ganyu, Sacrose, Diluc e Chongyun. In realtà speravo che nella tripla sfida dei tripli cubi avremmo avuto magari qualche personaggio sinergico in più. Magari sarà così, vedremo effettivamente che cosa ne uscirà alla fine di questa prima settimana, dove andremo a sbloccare effettivamente tutti gli eventi. Successivamente ci viene detto che prima di scegliere la nostra sfida, quindi prima di scegliere la nostra challenge, abbiamo la possibilità di selezionare la difficoltà del livello che andremo ad affrontare e poi successivamente aggiungere delle variazioni che ci permetteranno di calcolare il nostro punteggio unita a quella che è la nostra difficoltà. Quindi più variazioni e più difficoltà mettiamo all'interno di queste sfide, più il nostro punteggio sarà elevato. Per quanto riguarda invece le variazioni, abbiamo delle proprie vere regole, quindi rules, per quanto riguarda le variation, quindi le variazioni. Le variazioni sono dei fattori che influenzano l'intensità della nostra challenge in tutte le nostre possibilità. Come per esempio avere la possibilità... No, e per giunta riescono a modificare l'ammontare dei punti ricevuti per completare la challenge. Quindi giustamente più variazioni mettiamo all'interno della nostra sfida, più sarà alto il nostro punteggio. Una varietà di buff e debuff che sono anche inclusi. Le variazioni che incrementano il livello di difficoltà incrementano il numero di punteggi ottenuti al completamento. Insieme a questi ci saranno anche dei buff che i nostri personaggi avranno con effetto opposito, cioè con effetto opposto più che opposito. Quindi sarebbe molto molto interessante. E all'inizio della challenge si può scegliere la variazione che ovviamente vogliamo sfruttare e anche, anche un'intensità ben definita, così come possiamo vedere appunto dall'immagine a schermo. I punti totali della variazione selezionata devono essere maggiori di 0 per poter cominciare la challenge. Quindi abbiamo la possibilità qua, vedete, di poter accumulare dei punti, qui come potete vedere qui in alto, e in base a quello che scegliamo possiamo accumulare i punti per poter cominciare la nostra sfida. Diverse sfide avranno la possibilità di dare diversi bonus ai personaggi. Alcuni personaggi, cioè i personaggi che riceveranno il bonus, effettueranno danno extra in co-op mode.
questi cioè i personaggi che avranno la possibilità di ottenere dei bonus, che penso saranno i personaggi sinergici, mentre invece per quanto riguarda la modalità co-op questi bonus saranno condivisi, quindi saranno divisi. Infatti, come potete vedere qui dall'immagine, abbiamo la difficoltà che possiamo scegliere, e in base alla difficoltà vedete abbiamo un moltiplicatore che va ad aumentare, quindi easy, normal, hard or expert, e poi abbiamo la selezione delle variazioni per questa challenge, quindi challenge che non può superare i 300 secondi, 180 e 120, l'incremento degli HP dell'avversario del 25, 50 e 100%, la resistenza dei nostri avversari ai danni crio, ai danni fisici, eccetera eccetera, che come potete vedere avremo un elenco abbastanza lungo di bonus che potremo dare al nostro avversario, che ci automaticamente infliggeranno dei malus al nostro team. Veramente veramente interessante. Questa potrebbe essere una modalità molto divertente, soprattutto effettuata in co-op, e io non vedevo l'ora di vedere per l'appunto un evento in co-op così divertente. Per quanto invece riguarda le regole dei punti e delle ricompense che possiamo ricevere all'interno del gioco, avremo delle primo gems che saranno guadagnate la prima volta che completeremo ogni sfida di difficoltà. Quindi avremo la challenge 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con 60 primo gem a testa. Quindi tutte le varie difficoltà dei vari livelli ci consentiranno di ottenere 60 primo gems come minimo. Successivamente, in base ai punti che avremo guadagnato con il completamento delle varie sfide, in base anche alle variazioni che abbiamo selezionato, avremo una soglia di punteggio da poter raggiungere per ottenere un'esclusiva name card e poi successivamente delle ricompense che comprendono ovviamente materiali per ascensioni, dei talenti, materiali per il level up e poi mora, che comunque fanno sempre comodo. Infatti, come potete vedere, abbiamo praticamente una tabella ufficiale per quanto riguarda gli score che dovremo ottenere. Se non ve lo ricordate bene, gli score, ma tra l'altro questa è una cosa che è scritta prontamente nelle righe sotto, ma ve la dico così un attimo a voce giusto per ricordarvela, lo score verrà semplicemente attribuito in base ai record che otteniamo in ogni singola sfida. Infatti, se noi otteniamo in una sfida un record di 500 punti e in un'altra sfida un record di 500 punti, la sommatoria farà 1000. Mentre invece se riproveremo la sfida e faremo un punteggio inferiore, questo punteggio non verrà modificato, verrà considerato soltanto l'high score, quindi verrà considerato soltanto il nostro record, per così dire. Infatti, come potete vedere nella parte finale, diciamo della descrizione di questo articolo, abbiamo durante tutto il periodo dell'evento possiamo ripetere le challenge per migliorare il nostro high score, quindi possiamo ripeterle per migliorare il nostro record. Il nostro punteggio totale è la sommatoria di tutti i nostri high score correnti in base a tutte le challenge. E poi ovviamente bisogna raggiungere lo score come target, come potete vedere dalla tabella, per ottenere appunto le ricompense necessarie. Un esempio che ci viene fatto è per l'appunto il giocatore che ha uno score di 600 punti nella Violet Lightning Concerto e 1200 nella Storm Butterfly Intermezzo, e poi successivamente il nostro giocatore prova ad effettuare un record sul Violet Lightning Concerto, però questa volta effettua 500 punti. Il nostro punteggio verrà sempre calcolato con 600 più 1200, quindi con i due record più alti che otteniamo nei vari eventi. Per cui non vi preoccupate se doveste fallire o comunque doveste effettuare un punteggio più basso, perché comunque avete la possibilità di mantenere sempre il vostro high score come punteggio totale. Quindi potete soltanto migliorare. Questa ovviamente è una cosa buona, perché giustamente non abbiamo la pressione di dover per forza fare una prestazione buona
o una prestazione fortunata, perché capita delle volte che un po' di fortuna ci consenta di sconfiggere un nemico più velocemente, magari qualche critico che entra di più, qualche danno che viene effettuato grazie a una reazione rispetto a un'altra. Ci sono diversi fattori che comunque ci consentiranno anche di sfruttare appunto un pizzico di fortuna per ottenere qualche punto in più. Per cui non c'è assolutamente problema, ma si può soltanto migliorare. Detto questo, una volta che l'evento sarà finito, tutti i punti non potranno più essere riscattati per ottenere le ricompense. Quindi ricordatevi di riscattare tutte le ricompense in tempo, perché i punteggi accumulati e le ricompense lasciate in sospeso verranno distrutte. Quindi fate molta attenzione a questa cosa. È una cosa che loro sottolineano per ogni evento ed io, a mio modo, ve la sottolineo a fine video. Detto questo, non penso che ci sia più niente da dire riguardo tutto ciò che per l'appunto inizieremo ad affrontare da domani. Io vi aspetto, se volete, ovviamente passare un po' di tempo insieme, soprattutto per provare l'ebbrezza di queste nuove sfide e poterle fare in compagnia, sul mio canale Twitch, che trovate comunque in descrizione. A partire dalle 21 saremo probabilmente live, faremo comunque un po' di farming anche di artefatti, perché mi servono un paio di artefatti per migliorare un pochettino i miei personaggi, anche perché sapendo quelli che sono i sinergici posso anche migliorarli proprio in previsione di questo evento. Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio tantissimo per i feedback che mi sono arrivati in queste ore. Spero di vedervi presto anche sul mio canale Twitch, spero di rivedervi ovviamente con un prossimo video, e detto questo vi auguro buona fortuna e buone botte, anzi, verso i nostri ipostatic già a partire da domani. Io vi ringrazio e vi saluto e vi aspetto con un prossimo video. Bye bye!